Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi riassumo le prime due stagioni di Dark per arrivare preparati alla terza. Innanzitutto ricapitoliamo un attimo quali sono le quattro famiglie, perché come sapete benissimo gli alberi genealogici sono fondamentali per riuscire a seguire tutto il filo logico di Dark. La prima famiglia è la famiglia Canvald, di cui fa parte uno dei protagonisti più importanti della serie TV, che è Jonas, che è figlio di Anna e Michael, e a sua volta Michael è figlio adottivo dell'infermiera Ines. La seconda famiglia è la famiglia Nielsen. In questa famiglia troviamo Katarina e Ulrich, sposati, i quali sono i genitori di Marta, Magnus e Mikkel. La terza famiglia è la famiglia Doppler, di cui fanno parte Charlotte, il poliziotto, Peter, suo marito, i quali sono i genitori di Elizabeth e Franziska. A sua volta Peter è figlio di Helge. La quarta e ultima famiglia è la famiglia Tiedemann, in cui troviamo Regina, che è la moglie di Alexander, insieme a un figlio che è Bartosz. Regina a sua volta è figlia di Claudia, che a sua volta è figlia di Egon. La stagione inizia il 21 giugno del 2019, in cui vediamo Michael che si suicida e lascia una lettera con sopra scritto "non aprire prima del 4 novembre alle 22:13". E subito la serie TV ci porta al 4 novembre 2019, in cui vediamo il figlio di Michael, Jonas, che torna a scuola dopo essere stato in un istituto psichiatrico, torna e decide di andare la sera stessa con i fratelli Nielsen, Martosz e Franziska nelle grotte per cercare di recuperare la droga che Eric aveva lasciato dentro presumibilmente queste grotte. Eric è il ragazzo di cui tutti parlano in città perché è un ragazzo scomparso. Decidono tutti dunque di andare in queste grotte, tra cui abbiamo detto i fratelli Nielsen, e proprio tra i fratelli Nielsen scompare Mikkel. Inizia a piovere fortissimo, le ricerche iniziano subito, ma non c'è traccia del bambino. A un certo punto però, con tutte queste ricerche, viene rinvenuto il cadavere di un bambino, che però non è né quello di Eric né quello di Mikkel, bensì quello di Metz, e cioè di un bambino scomparso nel 1986. Metz altro non era che il fratello di Ulrich, che era appunto scomparso nel 1986, e lui non fu appunto mai più ritrovato. Nel frattempo noi riusciamo a seguire anche le vicende di Mikkel, il bambino scomparso. Infatti lui attraverso una porta nelle grotte riesce a tornare, a viaggiare indietro nel tempo fino al 1986, dove viene trovato e viene curato in un ospedale, e in particolar modo Ines, che abbiamo detto precedentemente essere la mamma di Michael, si prende cura di lui. Dopodiché succedono veramente tantissimi eventi strani. Il primo tra tutti è quello della caduta degli uccelli dal cielo, uccelli che però hanno i timpani perforati, ed è un fenomeno veramente veramente sconvolgente per la cittadina di Winden, che curiosità vuol dire spirale, e tutto un po' si rifà poi al concetto di tempo e al fatto che questo venga visto come una sorta di spirale in tutte le stagioni di Dark. Altri eventi strani sono la scomparsa di Elizabeth, la figlia sordomuta di Charlotte e di Peter, che però dopo poche ore ricompare parlando di un certo Noah, nome che sentiremo anche da Helge. Avvengono altri eventi: Jonas trova la lettera del padre Michael, che era stata precedentemente presa dalla madre di Michael, e cioè Ines, che è la stessa infermiera del 1986 che si prende cura di Mikkel. E altri eventi sono la scomparsa di Yassin, che era un bambino amico di Elizabeth, e soprattutto viene inserito un nuovo personaggio che scopriremo essere fondamentale per tutta la stagione, e al momento lo chiamiamo lo sconosciuto, ed è questo ragazzo con la barba incappucciato che va a stare nell'albergo di Regina. Grazie a questi viaggi nel tempo che accadono attraverso questo varco temporale che c'è all'interno della grotta, Jonas riesce a tornare indietro nel 1986. Non solo trova Mikkel, ma viene anche a contatto con quello che noi abbiamo definito finora lo sconosciuto, che lo avverte, soprattutto lo minaccia di non riportare avanti nel 2019 Mikkel, anche perché Mikkel ha un ruolo fondamentale, e cioè veniamo qua a scoprire che Mikkel altro non è che sì il figlio di Ulrich e di Katarina, ma è anche il marito di Anna, e quindi in questo modo il padre di Jonas. Dunque se Jonas riportasse Mikkel nel 2019, lui non nascerebbe mai. Quindi da qua iniziamo a capire che tutto il senso che Dark dà alle sue stagioni è quello del tempo. Il tempo è visto in maniera circolare. Questo permette a Mikkel di essere sia figlio nel 2019 che però padre dopo il 1986, e dunque il futuro influenza il passato, proprio come in un cerchio. E quando ormai lo spettatore si abitua
seguito a questi viaggi nel tempo tra il 1986 e il 2019 viene inserito un nuovo arco temporale, che è quello che porta al 1953, in cui finisce proprio Ulrich finisce così nel 1953. Lui nel 2019 era riuscito a collegare la scomparsa dei bambini con il personaggio di Helge. Quindi lui nel 1953, quando trova Helge bambino, pensa: se io uccido Helge non ci saranno bambini scomparsi nel futuro. Quindi fa così, prende il bambino a sassate e pensa di averlo ucciso. In realtà non sarà così, e Ulrich casca anche nel momento sbagliato, perché proprio nel 1953 vengono scoperti in un cantiere due corpi, che sono i corpi di Yassin e di Eric, che sono questi bambini che hanno degli abiti un po' futuristici per il tempo e infatti avevano destato tantissimo scalpore. A quel tempo il poliziotto Egon, ancora giovanissimo, che sappiamo ha avuto dei battibecchi anche con Ulrich nel 1986, arresta Ulrich accusandolo di avere a che fare con la scomparsa e con la seguente uccisione dei bambini trovati appunto nel cantiere. Sempre rimanendo nel 1953, incontriamo la vecchia Claudia Tiedemann, che è un personaggio fondamentale e che va a consegnare all'orologiaio Tannhauser, anche lui un personaggio molto importante nella vicenda, il progetto di una macchina del tempo. E questa macchina del tempo è da tenere d'occhio, perché è la stessa macchina del tempo che poi vedremo nel 1986 essere portata dallo sconosciuto all'orologiaio, ovviamente invecchiato, da riparare. Torniamo a seguire le vicende di Jonas, che era rimasto nel 1986, che voleva riportare Mikkel indietro. A questo punto intervengono sia Noah che Helge, i quali rapiscono Jonas e lo portano nel bunker in cui vedevamo in alcuni episodi venivano condotti degli esperimenti sui bambini scomparsi, quindi su Eric e Yassin. Dunque Jonas viene portato all'interno di questo bunker dove si fanno questi esperimenti, e a questo punto, quasi alla fine della stagione, noi scopriamo che lo sconosciuto, il ragazzo incappucciato viaggiatore nel tempo, si rivela a Jonas stesso e dice praticamente allo Jonas più giovane qual è il suo piano. Il suo piano è quello di andare a chiudere i buchi temporali che esistono. Inavvertitamente Jonas, lo sconosciuto, quindi il viaggiatore nel tempo, ne crea un altro, e proprio nell'ultima puntata vediamo questo arco temporale che si apre. Da una parte vediamo Helge, che viene intrappolato nel 1953, e dall'altra parte vediamo Jonas nel 1986. Questo arco temporale però riuscirà a portare Jonas 33 anni avanti dopo il 2019, quindi ci troviamo nel 2052, e lo scenario che ci si apre è decisamente uno scenario apocalittico, e con Jonas bloccato nel futuro si chiude la prima stagione. La seconda stagione inizia esattamente come avevamo lasciato la prima, e cioè nel 2052, e vediamo che i sopravvissuti al disastro apocalittico del 2020 sono guidati da una donna sordomuta, e da subito capiamo che altri non può essere che Elizabeth, la bambina sordomuta figlia di Charlotte e Peter. Particolarità che viene inserita in questa seconda stagione di Dark sono i wormhole, e cioè degli ammassi di materia pura al cui interno si può attraversare il tempo senza dover rispettare il limite di 33 anni che erano stati, diciamo, imposti, che avevamo trovato nella prima stagione. Ed è per questo motivo che Jonas, attraverso un wormhole, riesce a raggiungere il 1921, dove incontra Adam, che diciamo che è il capo dei viaggiatori nel tempo, e la setta Sigmundus Creatus Est, che è la frase che abbiamo sempre trovato nella porta nella grotta per attraversare e viaggiare nel tempo. Da qui Adam gli rivela qual è il suo piano. Il suo obiettivo è quello di andare a creare un nuovo arco temporale in modo che l'umanità possa continuare ad esistere. Di nuovo attraverso un wormhole Jonas va dal 1921 al 2019. Con quale scopo? Quello di andare a parlare con il padre Michael per evitare che lui si suicidi, perché il suicidio di Michael altro non è che l'inizio della catena che porterà poi all'apocalisse del 27 giugno 2020. Lui torna in questo tempo per evitare appunto la morte del padre, ma in realtà così facendo innesca nel padre l'idea di suicidarsi, e gli fa vedere anche proprio la lettera che il padre poi sappiamo lascerà con scritto non aprire prima del 4 novembre 2019 alle 22:13. Quindi in realtà, come dice l'orologiaio, le cose esistono ma non hanno un inizio ben preciso. La lettera che viene fatta vedere a Michael è la stessa che poi lui lascerà prima della sua morte. Questo fa ancora capire meglio come il tempo in Dark sia un cerchio che si chiude perfettamente, ma in realtà non sappiamo quando è l'inizio esattamente e quando è la fine. È tutto circolare. Jonas ne approfitta, diciamo così, anche in questo tempo per fare il passo
passo necessario per stare con Marta, che secondo l'albero genealogico tecnicamente è sua zia e quindi sarebbe un rapporto incestuoso. Infatti vediamo che lui non è proprio sicuro di iniziare questa relazione, però è una relazione che era destinata ad esserci nel primo episodio della prima stagione di Dark. Diciamo che è una coppia che si vuole ma che per qualche motivo non è mai riuscita a stare insieme, motivo per cui la versione ragazzo di Jonas che viaggia nel futuro fa il primo passo con Marta ed è il passo che poi darà inizio alla loro relazione. Ci spostiamo nel 1987, dove troviamo due personaggi fondamentali. Vediamo la versione anziana di Claudia Tiedemann, che è soprannominata la strega bianca, che va a trovare se stessa nel 1987, e la strega bianca, cioè la stessa Claudia Tiedemann anziana, svela a Claudia Tiedemann della centrale nucleare che esistono i viaggi nel tempo. Sempre nel 1987 vediamo Egon, padre di Claudia e capo della polizia, indaga sulla scomparsa di Metz, che altro non è che il fratello di Ulrich, e da qui collega che probabilmente può avere a che fare qualcosa la scomparsa di Metz con lo stesso Ulrich che aveva arrestato nel 1953. Dunque lo va a trovare nella struttura psichiatrica in cui si trova Ulrich, quindi Egon ha dei forti sospetti e inizia un po' a collegare il tutto, se non che poi avviene una scena molto drammatica. Claudia uccide il suo stesso padre, Egon cade per terra, colpisce la testa, quindi Claudia ha ucciso sostanzialmente il suo stesso padre. Siamo nel 1987. Dopodiché abbiamo uno sbalzo temporale, torniamo nel 2020, dove troviamo lo Jonas, lo sconosciuto, il viaggiatore nel tempo, quindi la versione adulta di Jonas, che si trova a Winden, a casa della madre Anna, e alla quale poi rivela effettivamente l'esistenza dei viaggi nel tempo. Siamo a soltanto 6 giorni dall'apocalisse, che appunto è il 27 giugno 2020. Quindi Anna scopre i viaggi nel tempo, Jonas la porta indietro nel 1987 e lei poi tornerà indietro nel 1954. Tutti questi viaggi nel tempo, ormai praticamente quasi tutti i personaggi sono a conoscenza di questi viaggi, vediamo un'alleanza che si crea, che è quella da una parte tra Jonas e Claudia e dall'altra quella tra Noah e Adam. Infatti l'obiettivo di Claudia e di Jonas è quello di combattere Adam, che scopriamo a un certo punto essere nient'altro che Jonas stesso, quindi una versione ancora più anziana di Jonas. A sua volta Noah cerca aiuto in Bartosz, che ricordiamo è il figlio di Regina, che ormai sta combattendo contro un tumore, di Alexander Tiedemann. Dunque Bartosz deve aiutare Noah a ricercare alcune pagine di un quaderno, di un diario scomparse, che sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo di Adam. E mentre Bartosz è alla ricerca di queste pagine nel diario, incontra Marta, Magnus, Franziska ed Elizabeth, avviene uno scontro tra questi e alla fine legano Bartosz nelle grotte. Il finale della seconda stagione di Dark si concentra su due archi temporali, quella del 1921, in cui la setta del Sigmundus Creatus Est raggiungono il loro obiettivo, e cioè quello di attivare il wormhole, ed avviene un altro colpo di scena. Adam rivela a Noah che Charlotte è sua figlia, quindi Charlotte è la figlia di Noah, ma la figlia di Charlotte, Elizabeth, è paradossalmente allo stesso tempo madre e figlia di Charlotte. E nelle ultimissime scene della seconda stagione di Dark vediamo Jonas ragazzo nel 2020 insieme a Marta, con loro troviamo anche Adam, che incredibilmente e a sorpresa spara non a Jonas bensì a Marta. Marta muore dissanguata e mentre Jonas cerca di salvarla in qualche modo si ritrova una nuova Marta alle spalle e qui dice una frase che ha lasciato tutti noi molto molto perplessi. Lui le chiede come sia possibile che tutto ciò sia successo e lei gli dice: la domanda non è da quale epoca, ma da quale mondo. E da qui si chiude la seconda stagione di Dark con un varco temporale che dà sul 2020 e sul 2053. Con questo abbiamo concluso anche il riassunto della seconda stagione di Dark. Ci rimane solo vedere la terza stagione per capire come siano possibili tutti questi non solo viaggi nel tempo ma anche viaggi probabilmente tra pianeti, e scopriremo effettivamente se il cerchio si chiude sia con i viaggi temporali che con i viaggi tra pianeti. Dunque per oggi è tutto, voi iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo e ci vediamo al prossimo video.